L'azione parte con un 1 contro 1 dorsale in cui il giocatore A, marcato da D, sceglie se ricevere palla dal giocatore B o dal giocatore C. Una volta ricevuta palla si sviluppa un 2 contro 1 tra A e il giocatore da cui ha ricevuto palla contro D, con l'obiettivo di andare a segnare nel minor tempo possibile. Una volta terminata questa prima parte di esercizio, D, che prima difendeva, diventa attaccante, mentre i due giocatori che stavano attaccando diventano difensori. Per far sì che questo succeda, D va a ricevere palla da E o F. Chi dei due non gioca palla, parte ugualmente creando una situazione di superiorità numerica, 3 contro 2, con l'obiettivo di andare a finalizzare nella porta opposta rispetto a dove si è svolta la prima parte dell'azione. Due serie da 7 minuti, al termine della prima serie si invertono neri con i rossi.